San Vito, ieri pomeriggio il tradizionale corteo storico a quadri viventi. Continuano a Mazara del Vallo i festeggiamenti per San Vito, patrono della città. Ieri pomeriggio si è svolto il corteo storico a quadri viventi, il servizio. Questa forma di combattimento armato era il combattimento che propiziava l'arrivo della primavera. Notate infatti la ghirlanda multicolori che hanno in testa i combattenti, i pellegrini della via Francigena. Con il segno della croce in testa attraversavano l'intera Europa per giungere in Terra Santa. Spesso li accompagnava l'immagine, come in questo caso, dell'Arcangelo Michele. Al suono delle trombe entra in campo il Gran Conte Ruggero d'Altavilla con la Grandama. La festa della storia si celebra in occasione del festino 2015, ma naturalmente non si poteva ignorare la tradizione del festino, ossia quello del corteo a quadri viventi. La figura simboleggia la disponibilità tradizionalmente mostrata da Mazara nei confronti degli ospiti e degli stranieri. La carità è vestita di rosso, come rosso è il sangue dei martiri. Martirio è infatti la massima espressione della carità cristiana. Vito nacque a Mazara nel 286 d.C. da Ila, ricco suddito di Roma, e da Bianca, matrona cristiana. L'imperatore non mantenne la promessa. Dopo l'avvenuta guarigione della figlia. Fece infatti imprigionare Vito, Modesto e Crescenza. Eseguiamo adesso uno stralcio delle dichiarazioni del sindaco di Mazara Nicola Crisaldi e del vescovo della diocesi mazarese Monsignor Domenico Mogavero al momento della consegna delle chiavi al santo patrono. Anche in questa occasione riaffermiamo le nostre antiche radici cristiane. Lo facciamo come hanno fatto i nostri padri. Tutti quelli della mia generazione sono cresciuti e sono stati educati nel nome della cristianità e con l'obbligatorietà morale, oltre che spirituale, ad inchinarsi davanti al suo patrono. Tante cose nel nostro paese non stanno andando bene, tante esigenze non sono state colmate in questi ultimi anni della nostra Italia. Tante difficoltà ci sono nelle famiglie e nei settori economici che hanno portato ricchezza alle stesse famiglie. Anche la nostra città vive questo clima, ma i mazaresi hanno, come suol dirsi, la grande capacità di reagire, di mettere in moto il proprio entusiasmo intorno al lavoro e chiedono a San Vito di intercedere presso il Signore perché alla nostra città, alla nostra comunità sia data la forza appunto di reagire. Noi, o San Vito, ti consegniamo le chiavi di questa città, lo faccio a nome del sindaco che me le apporte, perché tu su questa città continui a vegliare per chiudere tutto ciò che si oppone all'umano, per chiudere tutto ciò che è rigurgito di egoismo, per chiudere tutto ciò che attenta alla dignità delle persone e apra cuori, prospettive e speranze perché tutti possiamo ritrovarci in una società che vuole vivere e vuole operare e vuole sacrificarsi per il bene comune che è il bene di tutti. Noi ci raccomandiamo a te, tu intercedi per noi presso Dio. Evviva Santo Vito! Evviva!